Non avevamo un così buon raccolto di noci di Moruga da anni ormai. È vero, gli dei sono stati generosi. Yahoo! Eh? Cos'è questo baccano? Oh, ho capito. Deve essere Van che va di nuovo a caccia. Van! Ciao, Laura. Dimmi, hai bisogno di qualcosa? Insomma, Van, smettila di perdere tempo e vieni a darci una mano. Scusa, ma oggi ho da fare. Dopotutto non si vive di sola frutta. Sai? Andrò a infilzare qualche bella preda da fare arrosto con la mia lancia. Che barbaro. Quest'albero mi riporta alla mente tanti bei ricordi. Guarda, ho finito! Oh, Van! Questo vuol dire che staremo sempre insieme, vero? Ma certo! E io ti proteggerò da chiunque voglia farti del male! Davvero? Me lo prometti? Allora io sarò tua per sempre, e da grandi ci sposeremo! Per gli dèi! Quel villaggio è in fiamme! Devo correre ad aiutare gli abitanti! Un ciondolo! Ti piace, Van? È il mio portafortuna! Non lo so, Laura. A me sembra un po' inquietante. Laura! Laura! Van! Lasciala subito andare! Io sono Wisda, il braccio destro di Galam, e non prendo ordini da un moccioso come te! Povero sciocco! Credevi davvero di potermi sconfiggere usando quelle armi patetiche? Van! Tutto accadde 16 anni fa. Laura venne alla luce durante la più terribile tempesta che la storia ricordi. Il boato dei tuoni faceva tremare la terra e il bagliore dei lampi terrorizzava gli uomini. A quel tempo io facevo parte della corte di Re Remlai III e quella sera stessa il grande mago Darva si presentò al castello con una inquietante profezia. Questa bambina possiede un enorme potere magico. Ascoltate, questo terribile potere deciderà il destino del regno e del pianeta di Idea. Esso giace sopito all'interno della principessa e rimarrà tale fino a quando ella non avrà compiuto 17 anni e si sposerà. A quel punto il suo consorte riceverà il potere. Tuttavia, se dovesse sposare un uomo malvagio, il regno cadrebbe in rovina. Tutto accadde circa 10 anni fa. Nonostante la giovane età, Galam era in grado di manipolare incantesimi estremamente potenti. Nessuno dei miei discepoli lo eguagliava in forza o in bravura. Avevo deciso che sarebbe stato lui il mio successore, poiché già allora il suo potere eguagliava il mio. Tuttavia, scoprì in seguito
che ciò era dovuto alla sua insaziabile brama di potere. Infatti Galam aveva iniziato a sperimentare con la magia nera. Presto le sue maligne ambizioni presero il sopravvento e la sua anima corrotta scatenò in lui un desiderio oscuro: diventare il padrone del mondo. Quando gli chiesi il motivo della sua ossessione per la magia nera, egli rispose con arroganza e il giorno dopo sparì, portando con sé l'archivio di corte. Laura! Galam! Maledetto! Che cosa le hai fatto? Tu devi essere Van. Che spiacevole visita la tua. Scommetto che è stato Darva a guidarti. Galam, lascia andare Laura! Oh, mi spiace. Non posso farlo. Mi si spezzerebbe il cuore perché, vedi, Laura è mia moglie. Che cosa? Hai capito bene. Ed è talmente innamorata di me che neanche ti considera! Sciocco! Non hai alcuna possibilità di sconfiggermi. Il potere di Laura, l'elisir della vita, scorre nelle mie vene. In altre parole, sono diventato immortale. Laura... In questo momento potrei schiacciarti come un moscerino, ma sarebbe talmente noioso. Vediamo. Ci sono. Ti spedirò nel mio glorioso futuro. Sì, mi piace. Assisterai con i tuoi occhi alla mia grandezza. Presto diventerò il padrone del mondo e tu non potrai fare nulla per fermarmi. Laura! Uffa, questo lavoro è una palla. Quando mi sono iscritta all'Accademia dei Cosmocacciatori, l'ho fatto perché volevo vivere delle grandi avventure, non per sorvegliare uno stupido settore esterno. Ah, non lamentarti, Babette. Dovresti essere grata per aver ricevuto un incarico così tranquillo. Hai idea di quanti tuoi colleghi siano morti quest'anno per colpa dei cosmopirati? Robert! Guarda che lo so bene, dico solo che vorrei fare di più. Oh mon Dieu, c'è un'emergenza. Ho captato una richiesta di soccorso. Guarda qui, Babette. Sembra che il segnale provenga dal settore GKX76, più precisamente dal pianeta di Idea. Idea? Vuoi dire il pianeta sottosviluppato che non è ancora entrato nella Federazione Intergalattica? Esatto, mia piccola escargot. Il rapporto dice che il pianeta è stato conquistato da un crudele dittatore 20 anni fa. La Federazione lo considera un elemento molto pericoloso. Pericoloso, hai detto. Comunico tutto al quartier generale. Ehi, aspetta un attimo. Anziché coinvolgere quelli del quartier generale, perché non lasci che sia io ad andare in missione? No. Babette, sai che è contro le regole. E poi è pericoloso entrare in contatto con gli abitanti di un pianeta così primitivo senza un addestramento appropriato. Oh, non preoccuparti! Ti prometto che farò solo un breve giro di perlustrazione. Non insistere, Babette. Tu sei solo un cadetto e se atterrerai su quel pianeta dovrò segnalarti al quartier generale per aver violato il regolamento della CSC. Che cosa? Robert, se ti azzardi a segnalarmi, darò per scontato che la tua IA sia difettosa e ti farò resettare!
Sei impazzita? Non lo sai che il reset è un processo doloroso per noi computer? Se qualcosa va storto, la colpa è tua. Ok. Ma guarda un po'. Tu vieni dal pianeta Siamesia. Ah? Eh? Su, non piangere. Io mi chiamo Babette. Anche se non sembra, sono una cosmocacciatrice. Davvero? Allora sei venuta fin qui per salvarmi? Shh, abbassa la voce. Ho ricevuto il tuo SOS e sono venuta ad indagare. Ora dimmi, come hai fatto a finire in una situazione così pericolosa? Beh, io mi chiamo Pico. Viaggiavo per la galassia alla ricerca di mio padre. Quando la mia nave è stata attaccata dai cosmopirati, ho dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza. E poco dopo dei soldati mi hanno catturato e rinchiuso qui. Cosmopirati? Oh, su questo pianeta primitivo. Interessante! Ne parleremo meglio quando ti avrò liberato. Che bel bocconcino! Peccato che sia solo una spaccata truccola! Senti chi parla! Non accetto prediche da uno che rapisce le donne per donarle a Galam. Non hai peli sulla lingua, eh? Voglio proprio vedere se avrai ancora la forza di parlare così quando ti offrirò a padron Galam. Dunque, Pico, ora che sei salvo posso chiamare la mia astronave e riportarti a Siamesia. Che bello! Grazie infinite! Che? Oh, è Robert! Ehi! Giusto in tempo! Missione compiuta! Qui siamo tutti bene. Puoi venire a prenderci. I cosmopirati mi stanno attaccando! Devo abbandonare subito il settore! Ma non li puoi abbattere! No che non posso! Mi serve la tua scheda per attivare il protocollo militare! Proverò a seminarle e tornerò a prendervi più tardi! Eh? Aspetta un secondo! Robert! Oh no, e adesso che cosa facciamo? Galam ci starà cercando per quello che abbiamo fatto a Nova! Oh cavolo! Questo sì che è un bel casino! Ecco, guarda che hai fatto! Adesso per colpa tua io e Babette siamo nei guai! Fai qualcosa! Grazie per avermi salvato, coraggioso guerriero! Puoi chiamarmi Van! Chi... Oh, cosa sei tu? Io sono Pico, vengo dal pianeta di Siamesia. Immagino che potresti definirmi un alieno. Alieno? Non capisco! Stai dicendo che vieni da un altro pianeta? Sì, Van! Ma ti spiegherò tutto più tardi. Ho bisogno del tuo aiuto per salvare la mia amica Babette. Vedi, lei è venuta su questo pianeta per aiutarmi e adesso è stata rapita dagli scagnozzi di Galam. Il maggiore Strazio la tiene prigioniera a Fort Dallas. Anche questa Babette è un'aliena. Ma no, Babette è un essere umano come te, Van. Spero solo che il maggiore non la stia torturando. Ah, qualcuno mi aiuti! No! Tu devi chiamarmi Regina. A ripensarci credo che lei stia bene, povero maggiore. Kung Fräulein, ho invitato questo gattino alla tua esecuzione. Oh, perfetto, ti farò provare la mia vergine di ferro. Non sono qui per farmi torturare, maggiore Strazio. Lascia andare Babette. Dai retta al micio, maggiore. Che cosa? Libera la ragazza e forse non ti faremo del male. Oh, che paura! Le vostre minacce non mi spaventano! Vi schiaccerò come insetti! Babette!
Pico! Oh, Babette, non ti ho fatto del male, vero? Ma certo che no! Sono una tipa tosta io! Sono felice che tu stia bene, Pico! È merito di Van! Mi ha aiutato! È stato lui a eliminare i soldati che volevano catturarmi! Grazie! Sei stato molto coraggioso, Van! Non ho fatto niente di che! Con la mia armatura speciale stai molto meglio! Ora sei protetto e attraente! Indossala sempre, ti proteggerà! Con quell'armatura sembri un vero guerriero, Van! Le onde si infrangono sulla prua della nave, mormorando a Van dolci ricordi di Laura. Mentre si affretta verso Amor, egli spera in cuor suo che la ragazza sia viva. Laura, sto arrivando! Mao, pianta di abbuffarti. Oggi è il compleanno di Cobra. Ah, non fa niente, Marley. Non mi dà fastidio. E poi guarda che bella pistola laser mi ha regalato. Ti piace? Ma il cibo cucinato da Saio vale 100 di quelle pistole. Il cibo non ci manca, perciò mangia volontà. Saio potrei mangiare i tuoi manicaretti fino a scoppiare. Grazie, Mao. Comandante, oggi sono in ferie. Lo so, mi dispiace disturbarti, ma devi correre sul pianeta di Idea. Idea? I cosmopirati hanno attaccato la Little Fox sopra la stratosfera di Idea. La navetta è stata costretta a tornare al quartier generale abbandonando il pilota sul pianeta. È una questione seria. Sono stati avvistati molti cosmopirati. Il pilota si chiama Babette. Si è diplomata da poco all'Accademia della CSC. Il suo computer di bordo, Robert, afferma che la ragazza sia in compagnia di un cucciolo alieno che ha salvato da morte certa. Ah! Oh mio Dio, quello è mio figlio, Pico! L'avevo lasciato da sua madre quando sono partito! Van, sei tu? Annie? Sei davvero tu? Ma certo! Che c'è? La mia bellezza ti ha lasciato senza fiato? Oh, Van, io mi sono sentita così sola da quando il perfido Galam ha conquistato il mondo. E questo chi è? Un altro ribelle? Catturatelo! Vi avverto, le cose potrebbero prendere una piega elettrizzante. Cobra! Spero che questo stupido piano funzioni, altrimenti siamo spacciati! Tranquilla, non si accorgeranno di nulla. Ehi, cos'è questo odore? Già! Cos'è questo odore? Magari si è rotta una bottiglia di vino? Pico! Ahi! Non dire cavolate! Il vino non puzza così! No, non posso farci niente! È colpa del cibo di questo pianeta! Che schifo! Sto per vomitare! Shh! Arriva qualcuno! Oh, santa paletta! Oh mio Dio! Che cos'è quell'affare? Non ve l'aspettavate, vero? Con questa nuova macchina da guerra vi farò a pezzi uno per uno! Chi è stato? Bastardo! Fatti vedere! Sono un cosmocacciatore, Vega. Un cosmocacciatore qui? Wow! È proprio Cobra! Cosmopirata Vega! Ti abbiamo smascherato, il tuo piano è fallito! Arrenditi subito! Maledetto! Ho lavorato a questo piano per anni! Non ti permetterò di mandare tutto all'aria! Thank you.
Laura. Van, sei tornato per me. Ma certo, Laura. Neanche il tempo può separarci. Tesoro, questa volta sconfiggerò Galam. Vivremo felici. Per sempre. Van, prendi il mio ciondolo. Laura, dunque conosci il segreto del ciondolo? Laura, pazienta ancora un po'. Metterò fine all'impero di Galam e poi tornerò da te. Promesso. Hai fatto buon viaggio, Van? Non pensavo che avresti avuto il coraggio di tornare da me. Ma se proprio vuoi che ti prenda a calci nel sedere, per me va bene. Bastardo! Sai, negli ultimi 20 anni sono diventato il padrone di questo pianeta. Ma adesso, grazie all'elisir della vita di Laura e alla mia magia nera, ho intenzione di puntare ancora più in alto. Le mie ambizioni non si limitano a questo insulso pianeta. Presto estenderò il mio impero e governerò la galassia intera! Sei pazzo! Il tuo piano non funzionerà mai! Maledetto, non ti lasceremo conquistare la galassia. Già, hai i minuti contati, psicopatico! Non governerai un bel niente! Galam! Sono pronto a tutto pur di ucciderti! Per Laura e anche per gli abitanti di Idea! Metterò fine al tuo impero! Ehi, guardate là! È l'astronave pirata di Vega! Non ci credo! Quel bastardo è ancora vivo! Oh no! Sta scappando! Oh? Qualcuno ha chiamato uno sterminatore? Robert! Ora che il protocollo militare è attivo, nessuno può competere con la mia artiglieria! Cannone esplosivo! Fuoco! Van, in tutti questi anni sei stato al centro dei miei pensieri. Ogni notte sognavo di correre con te lungo sterminate pianure verdi, accarezzati da una brezza gentile. Di ridere spensierati e di parlare dei bei ricordi della nostra infanzia. Sdraiati all'ombra dell'albero Shura, ad osservare le nuvole che attraversano il cielo. Purtroppo questo mio sogno non diventerà mai realtà. Perché quando sigillerai il potere di Galam con il mio ciondolo, porrai fine anche alla mia vita. Non devi fartene una colpa, Van. Purtroppo questo era l'unico modo. Non perdere mai la speranza, insegui i tuoi sogni. Sappi che io sarò sempre con te, perché il vero amore non muore mai. Laura, ho deciso di lasciare Idea e di partire alla volta del cosmo. Non lo faccio per dimenticarti, ma perché voglio trovare la mia strada. Diventerò un cosmo cacciatore e proteggerò i sogni e le speranze di tante persone. Non ti dimenticherò mai. Vada. Distruggendo il malvagio Galam, Van e i suoi amici mettono fine al suo dominio. Senza la magia nera del perfido stregone a guidarli, i suoi scagnozzi non riescono più a contenere le forze ribelli e in pochi giorni dell'esercito di Galam non resta che un brutto ricordo. Jan, il coraggioso leader della ribellione, viene scelto per governare su Idea durante la sua ricostruzione, spezzando così le catene di 20 anni di dittatura. Il futuro luminoso al quale molti avevano smesso di credere è finalmente divenuto realtà. Van, sarai un ottimo cosmo cacciatore. Chissà, forse un giorno supererai persino me. Quindi, siamo ufficialmente rivali. Buona fortuna. Non montarti la testa. Sai, Van,
Non dovresti sottovalutare, Cobra. Essere un cosmo cacciatore non è una passeggiata. Ma per tua fortuna hai del talento e anche un bel faccino. Perciò, in qualità di tuo superiore, mi occuperò del tuo addestramento. Ah, chissà per quanto resisterò. Fico! Ho saputo che partirai con Van e con Babette. Papà, devo andare perché anche io voglio diventare un cosmo cacciatore. Io voglio seguire le tue orme, esplorare il cosmo e vivere tante avventure. Capisco. Beh, è questo che desideri, non sei niente da fare. Stai attento, mio piccolo eroe. Fai buon viaggio, figlio mio! Farò certo che un giorno ci rivedremo! Ah! Si direbbe il rumore di un'astronave. Ma la mia! Ah! Vostri scriteriati, dove pensate di andare? Non potete lasciarmi qui! Fermatevi! Guardiamo insieme l'alba che sorgerà. Io presto sola sarò, ma pregherò per la tua felicità. Si aspettano solo te. La compagnia
ti aiuterà e loro puoi credere. Se dovessi mai rinascere, vivrei solo per cercare te. Thank you.